Ciao, sono Daniele Dasenmat e ho visto in anteprima il film Slam Tutto per una ragazza. La storia di un teenager che mette incinta una sua coetanea. Pensate che dramma. Avere 16 anni ed essere incinta. Poi mi sono chiesto: e se fosse l'uomo a rimanere incinta? Aiutatemi. Grazie Daniele, lo farò. Se mi sveglio so che sarà ok. Amore, ho una notizia. Bella o brutta? Sono incinta. Sicuro che non sia gas? No, non mi sono più venute. Ma non ti sono mai venute? Hai già i sintomi della gravidanza? Non lo so, quali sono? Beh, prima di tutto la pancia. Boh. Aumento di volume dell'utero? Non lo so, proviamo. Utero! Sì, sì, quello direi di sì. Stanchezza? Nausea? Non sarai un po' influenzabile? Non sarò un po' influenzabile? Amore, mi trovi ingrassato. Beh, ma sei sempre bellissimo. Quindi significa che sono grasso. Fantastico, uomo di panza, uomo di sostanza. Come lo chiamiamo? Sarà maschio o femmina? Secondo me è maschio. Ho la nausea. Io la nausea. E se avrai canini da vampiro? Come lo allatterò? E se partorirò l'anticristo? Voglio il cesareo. E se partorissi nel mare? Ma soprattutto, da dove dovrà uscire? Io ho solo un buco, non vorrei che esca uno youtuber. Se è maschio voglio chiamarlo Kevin. Ma un nome italiano no? Goku. Quello è un manga giapponese. Tony Hawk. Skater americano. Carlo Cracco. Ma non puoi dargli anche il cognome. Tony Hawk. L'hai già detto. Via Melchiorre Gioia. E il nome di una via, lo dice il fatto che davanti ci sia via. L'uomo pipistrello. I genitori lì. Il maghetto con la cicatrice. Stesso discorso dell'uomo pipistrello. Allora spero che nasca donna, così la potremmo chiamare Jennifer Lawrence. Ma sei scemo? Questo film è tristissimo. È morto il protagonista. Ti prego, amore, non morire anche tu. Hai finito? Dai, ti sto prendendo in giro, ma ti pare? Ma tu non mi prendere in giro. Amore, mi si sono rotte le acque. No, hai fatto cadere il bicchiere. Ah. Ma adesso si sono rotte. È caduta la bottiglia. Ah, vero. Ma ora si sono rotte. Quello è il rubinetto nel bagno. Dici così solo perché ero solo brutto e non mi ami più. Amore, ho le voglie. Cosa vuoi? Le patatine. Una bibita. Il mio pupazzo preferito. Videogames. Anche il telecomando della TV. La coperta che mi piace tanto. Vogliamo i pistacchi. Un chihuahua. Se solo voi donne poteste capire cosa significa questo fardello. Bene ragazzi, spero che questo piccolo video bonus vi sia piaciuto. Vi ricordo che il film uscirà al cinema il 23 marzo. Sono Daniele Dasenmat. E se il video non vi è piaciuto, magnema. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video. Whee! E ora vi lascio al trailer del film Slam Tutto per una ragazza. Allora Samuele, perché sei scappato di casa? Improvvisamente questa cosa della separazione di mamma e papà mi fa soffrire. E quando si sono separati? 15 anni fa, all'incirca, una cosa abbastanza recente. Dai che sono in ritardo. Io non salgo neanche morto. Almeno mi accompagni e poi te ne vai. Ho conosciuto uno. E dove? A casa dei amici di mia madre. Quindi questa è una vecchia? Non è una vecchia, c'è la nostra. Potremmo uscire insieme uno di questi giorni. Tu non è il ragazzo. Ci siamo lasciati 3 giorni fa. Sono a pezzi, come avrei capito. The sun is out, the sky is blue, there's not a cloud to spoil. Sono in ritardo, di 3 settimane. Che pensi di fare? Non lo so. Io lo voglio tenere. Lei vuole un figlio, te no. Scappa, datte. No, ma che dici? Così, dico, per assurdo, ragionavo per assurdo. Ho 32 anni e sto per diventare nonna. Ma secondo te cos'è, sfiga o abbiamo una maledizione? Io sono il nonno. Davvero? Complimenti. Complimenti a te. Ma c'è niente di meglio di un pupo di mucchiato.